Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Cari amici, nuova puntata di City Report con la regia di Paolo Rusconi. Dove siamo oggi? Vi anticipo, siamo in una via centrale di Milano tra Pane Quotidiano e il campus della Bocconi e come vedete c'è un'entrata di degrado ampissima. Guardate le immagini. Si trova veramente di tutto gettato qui e siamo in via Tibaldi a fianco al numero civico 26. Tra l'altro un'altra domanda che mi faccio sempre in mezzo a tutto questo degrado, questi cartelloni pubblicitari abbandonati qui da decenni, arrugginiti, senza neanche su un manifesto né nulla, che guadagno ne ha il comune a tenerli? Questo per esempio ha un numero di riconoscimento, il 112. Faremo questa domanda a chi di dovere, perché è un altro obbrobrio e un'altra schifezza. E guardate, al di là delle schifezze che vengono gettate dentro, qui l'AMSA non passa da secoli, ma anche per quanto riguarda i marciapiedi avremo qualcosa da dire a granelli, direi, eh? Guardate. E qui addirittura abbiamo un drago verde del comune di Milano, l'acqua è stagnante, schifosa, altro che coronavirus, qui è veramente uno schifo, per fortuna i guanti. Questa addirittura del pane, banane, questa è tutta roba che è stata recuperata al Pane Quotidiano che è qui a fianco, guardate anche lì, panettoni, paraflu. Ok, qua troviamo altri pezzi di aspirapolvere. Adesso andremo a vedere che succede dentro sto campetto. Guardate qui, addirittura troviamo un cambio d'abito pulito da donna che lasciamo qui, non tocchiamo e proseguiamo. E stiamo proseguendo, qui è impraticabile questo marciapiede, guardate siamo tutti sporchi. Non sono sicuramente bravissimi quelli del comune di Milano a fare i marciapiedi, in compenso però le strisce blu dappertutto, eh? Si capisce quanta ecologia c'è nel programma strade del comune, eh? E sto passeggiando a piedi come è per moda ecologica, trovo mascherine in giro, vetri, pezzi di colonne, ma questa strada è abbandonata dagli uomini e dagli dèi o è responsabilità di qualcuno? Granelli, questo marciapiede dov'è? Se qualcuno deve correre, dove corre? Tutto dall'altra parte, perché questo pezzo ne è privato alla fruizione normale. E finendo questo perimetrale, ci sono diversi varchi per entrare, prendiamone uno, andiamo a vedere cosa succede dentro. Come vedete è molto comodo, ampio. Prego Paolo. Grazie.
E qui troviamo delle macchinette del caffè che si vede qualcuno non sapeva cosa farne, le ha gettate qua dentro. Altri mucchi di rifiuti buttati qui nel mezzo. Sono anche un po' angoscianti queste bamboline, Scarpe, vestiario. Come vedete, quest'area qui a fianco al campus della Bocconi è diventata una vera e propria discarica, fa concorrenza a quella di fronte che vedrete nelle immagini. E qui troviamo un sacco di altri oggetti abbandonati, scarpe eccetera, una bella schifezza proprio in faccia alle case delle persone che abitano qui in via Confalonieri. Che dire, speriamo che ci sia un progetto qui di riqualificazione, perché è stato costruito tutto, come vedete dalle immagini, il campus, il pane quotidiano, ma questo pezzo purtroppo rimane un punto nero, un cancro malefico di questa zona. Ma non è finita qui. Non disperdere il pane, guardate qui, quanto pane abbandonato. Questo è di oggi, guardate qui, è ancora morbido, è molto meglio di quello che compro io al supermercato di solito. E qui, altra roba buttata, sempre questa discarica. Mi meraviglio di tutti questi pezzi di macchine del caffè, qui addirittura gli sciacquacase. Molta roba è stata anche seppellita dalle foglie, perché anche gli alberi sono maltenuti qui. C'è troppe foglie su. C'era da mangiare del pollo. Veramente non so che dire, un'area così carina, così bella in riqualificazione, con questo punto veramente schifoso, una discarica incredibile. Guardate anche lì, nell'altro lato. E anche per oggi la terminiamo qui, stiamo per prendere l'uscita, un'altra nuova uscita. Vi salutiamo tutti, seguiteci, Tullio Trapasso, City Report, alla prossima puntata. Andiamo. E ops! E anche per questa volta ce l'abbiamo fatta. Alla prossima, City Report. City Report!